E là ragazzi, allora nel video di oggi vado a creare con voi qualche ciondolo o uno o qualche ciondolo, adesso vedo, e appunto per il restock. Partiamo subito, il restock dovrebbe essere domenica, questa domenica, quindi fra poco meno di una settimana, ma vi darò la conferma in questi giorni. Comunque se venerdì vedete il video cosa c'è nel restock, allora sì, tanto il video prima del restock è sempre cosa c'è nel restock, sempre 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 fisso, salvo casi eccezionali che finora non ho mai avuto. Ma prima di cominciare voglio farvi vedere su cosa vado a fare i ciondoli e spiegarveli, perché sono una cosa un po' particolare. Allora, questi qui sono dei pezzetti di quarzo ialino, delle punte di quarzo ialino, ma come vedete, spero che si veda, sì, hanno dei riflessi particolari. Questa colorazione si chiama effetto aura. E di cosa si tratta? È una colorazione, sono dei riflessi colorati che non sono naturali, sono dati dall'uomo, fatti con dei processi che ora onestamente non ricordo, di processi chimici del tipo, cioè non è che ci hanno spalmato nello smalto, no, hanno tipo. Fatto sta che c'è chi dice che le proprietà della pietra, parlando di cristalloterapia, perché me l'avete anche chiesto di recente, che cosa è la cristalloterapia? La cristalloterapia, diciamo che c'è chi pensa che le pietre, ogni pietra abbia delle sue proprietà, però questo è un argomento che io non conosco molto bene, quindi vi consiglio sempre di guardare su Google per avere informazioni migliori. Fatto sta che c'è chi dice che per la cristalloterapia questo procedimento per dargli un colore un po' più particolare non ha nessun effetto, quindi le proprietà rimangono invariate. C'è chi dice invece che le affievolisce un po', le indebolisce un pochino, però non le cancella del tutto. Quale sarà la verità? Io davvero non lo so, onestamente. C'è chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro. Ci sono persone a cui piacciono, persone a cui non piacciono. Oltre a questi ho anche quest'altri. Hanno sempre la colorazione aura, però questi sono anche tinti, quindi è doppia colorazione, diciamo. Anche qui va a gusti, c'è ad esempio chi li compra solo per estetica, quindi non gliene può fregare nemmeno. E c'è invece chi non piacciono. Questi ovviamente sono gusti. Io cerco, di solito nei gioielli cerco di mettere un po' di tutto, anche cose che possono piacere, però magari non sono a livello di cristalli proprio naturalissimi. A volte metto appunto cose di opalite e lo dico sempre. Come pietre invece cose di opalite non ne ho mai. Stavolta, appunto, sempre per i gusti, ho provato a prenderne una. Ho un bel cluster da mettere nel restock che è colorato in questa maniera. E quindi se a qualcuno piace, appunto, io l'ho preso, ho provato a prenderne uno. Io non sono esattamente una fan, ma sono assolutamente gusti personali, ci mancherebbe. Allora, ragazzi, con questi cosa vado a fare? Vado a fare qualcosa del genere, vi faccio vedere. Eccoli qua. Guardate i riflessi che vi dicevo, qua si vedono da Dio. E andrò a fare questi ciondoli qua. E voi direte, ma sono simili ad altri che hai fatto? In realtà il metodo che uso è diverso. Però sì, il risultato in realtà è abbastanza simile, però mi piacciono moltissimo. E quindi adesso andiamo a farli insieme. Allora, che cosa uso? Uso filo di alluminio. Me lo chiedete spesso, è senza nickel e non arrugginisce. E dicevo, uso il filo di alluminio per questi ciondoli, uso questo che è da 0,8 mm. Questa lunghezza dovrebbe andare, non so quanto saranno, boh, 30 cm. Allora, vediamo un po'. Cosa vado a fare? Vediamo se riesco a farvelo vedere decentemente. Usando la pinza con le punte tonde, vado a fare un paio di giri. Vedete che rimane solo una piccola punta fuori. Una volta che ho fatto due giri, questa è la situation. Che bello, con il flash si vede bene quello che faccio. Ora potremo aiutarci con delle pinze, ma mi sono dimenticata di prenderle, poi di solito io uso le mani. Faccio un giro o due. Ecco, vedete? E ora con il mio affilato taglio unghie da gioielli, taglio l'eccesso.
Vi ricordo sempre che questo non lo uso per le unghie, ma ci taglio appunto i fili, eccetera, perché onestamente mi trovo molto più comoda che con delle pinze. Boh, le pinze non sono così sottili, così fini, non possono essere così precise. Boh. Ok, adesso dovrebbe andare, lo schiaccio un po'. Ok, e questa sarà la parte che andrà nella catena, la parte in alto, il piripillo, insomma, questo qui. Allora, quale andiamo a fare? Andiamo a fare l'altro verde, ma sì. Allora, tanto dobbiamo decidere quale parte mettere in alto, se quella più rovinata, che poi non è rovinata, semplicemente fatta così la punta, o quella più a punta. Come parlo bene? Mi sta andando bene, ragazzi, che non stanno martellando i muratori. Se mi seguite anche su Instagram saprete il disagio che sto avendo ultimamente con i muratori. E anche stamattina sono stata svegliata dai martelli, eccetera. Che gioia, perlomeno in questo momento non stavo facendo confusione, quindi riesco a fare i video. Allora, adesso ho piegato, come vedete, questa base perché adesso dobbiamo andare a farla aderire. Ok, ci sono, forse riesco a farvi vedere qualcosa. Faccio quanti giri voglio, magari un po', ne voglio fare un po' di più, quindi stai un po' più su. Ok. Bene, adesso per la parte finale cerco di farlo finire con una spiralina stretta, una roba del genere. Ok, tagliamo. Ok, direi che così va bene. Ora. Qua ricordiamoci che questo filo è molto flessibile, come vedete lo piego senza il minimo problema con le mani, quindi se doveste maneggiare uno di questi gioielli ricordatevi di essere delicati assolutamente. Ora, qua va bene, qua lo facciamo che sia la parte davanti, facciamo questa, mi piace. Per fare questo effetto che secondo me è troppo più carino, è molto facile in realtà, prendo con le pinze. Tengo fermissimo il filo di fianco con le dita e piego. Vedete, è bellissimo, sinceramente mi piace tantissimo questo effetto. Non so bene perché, ma mi piace tantissimo. Faccio anche qui, lo faccio a fili alterni. Non so, farlo in tutti mi sembrerebbe un po' troppo. Ragazzi, scusate la voce, stamattina non riesco a ripigliarmi come si deve. Ed eccolo qui, ragazzi, è molto carino secondo me. Yes, aia, mi sono fatta male al dito. E quindi niente, questi ciondoli saranno sì, questi ciondoli saranno disponibili nel restock. Non li farò tutti quanti, tipo questi qua penso che li metterò via, li metterò la prossima volta, ne ho altri già pronti. E ragazzi, io spero che questo video non sia stato troppo breve, ma se voglio riuscire a fare il restock domenica devo correre, devo fare tantissime cose, quindi devo darmi una mossa anche a fare video. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto col prossimo. Ciao!